E su queste bellissime note diamo il benvenuto e il buongiorno a Giulia Mazzoni, eccoci. Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, te come stai? Molto bene, sei in fermento, emozionata per stasera? Sì, sono felicissima, carica per stasera e non vedo l'ora di poter salire sul palco dell'Auditorium Parco della Musica. Sono già a Roma e sono felicissima. Oh, e questa sera presenterai il tuo album uscito nel giugno del 2013, quindi di quest'anno, Giocando con i bottoni. Io Sì. stavo dicendo, presentandoti poco fa, che è una cosa molto importante, è molto bella quella di salire su un palcoscenico così prestigioso a soli 24 anni. Anche se tu a soli 24 anni hai già un curriculum molto interessante, perché hai partecipato a numerosi progetti cinematografici, hai collaborato con il chitarrista compositore Marcello Beccattini, il celebre per le sue colonne sonore dei film di Sì. Francesco Nuti, e con il violoncellista Marco Decimo, ad esempio. E poi nel 2011 è stato rappresentato presso il Teatro Metastasio di Prato e presso il Teatro Brurato del Pime di Milano lo spettacolo intitolato Il viaggio, dialogo tra musica, pittura e parola, scritto e diretto da te, Giulia. Sì, queste sono state le prime tappe di questo appunto viaggio musicale di vita che poi mi ha portato alla realizzazione di questo album Giocando con i bottoni, che è il primo importante gradino di un percorso lungo, faticoso, impegnativo e sono felice. Ancora mi sembra di vivere un sogno. Sono qui e stasera presenterò questo album. Presenterò il mondo di Giulia, il mondo visto da Giulia attraverso queste 14 tracce. Oh, In ecco, più io per... presenterò anche alcuni omaggi, come ad esempio di alcuni miei riferimenti musicali come Michael Nyman, oppure proporrò anche l'esperimento Chopin che si incontra con i Daft Punk. Oppure Jan Tiersen, proporrò anche altri omaggi musicali e questo esperimento. Oh, ecco, dai titoli e dai personaggi che hai citato si evince che tu, appunto, come ormai sappiamo tutti, hai una personalità estremamente versatile, no? E, tu sappiamo anche che tu non ami etichettare e definire la tua musica, perché No. puoi andare da un genere all'altro senza nessun timore. Sì, ma anche perché è bello, cioè la musica strumentale è una musica comunque libera ed è bello che ognuno possa vedere all'interno di un brano fatto solo di suoni liberamente quello che vuole, quindi vivere liberamente, sognare e chiuderla in un'etichetta sembrerebbe proprio di sminuire il valore di questa musica. In generale la definisco contemporanea, cioè una musica dei giorni d'oggi che ha al proprio interno il linguaggio della musica romantica, impressionista. Chiaramente vengo dal mondo classico, ma che incontra anche la musica moderna, quindi il pop, il rock, tutti ascolti di una ragazza comunque aperta e della sua età, ecco. Oh, e con una personalità molto radicata al suo interno, perché nel suo interiore, nel suo mondo interiore, quello visto da Giulia, appunto, perché la tua immagine è in netto contrasto con la musica che fai a volte, comunque con lo strumento che hai deciso di suonare, no? Perché Ma io sul sembri palco mi molto rock in presento realtà. così come sono, con assoluta sincerità e come sono nella vita di tutti i In giorni. maniera molto originale, se posso. Molto. Ah, ti ringrazio, ti ringrazio. Ma sono così, proprio così come mi vedi. E quindi mi presento anche sul palco con grande realtà, con grande verità. E presento la Giulia che puoi incontrare per strada tutti i giorni. Mi piace proprio essere così. Senti, Giocando con i bottoni, che è il titolo del tuo album, è vero che nasce il titolo in particolare da un evento da bambina? Sì, da un episodio della mia infanzia, quando avevo 2 anni, mi sedevo dentro a questa cesta di vimini e rovesciava all'interno dei bottoni colorati. E per me diciamo, questi bottoni rappresentavano un mondo magico. Ci vedevo delle storie, provavo delle sensazioni uniche.
oggetti alla fine così, così semplici e rudimentali, che però per una bambina erano veramente tutto. E questa magia poi, secondo me, da adulti la perdiamo, la capacità di emozionarci per le piccole cose. E sarebbe bello invece ritrovarla. Io poi l'ho ritrovata oggi e la ritrovo ogni volta quando tocco i tasti del pianoforte. Oh, oggi i tasti sono cosa. I miei bottoni. Quindi i bottoni per me sono veramente tasti oggi, da grande, diciamo. Senti, appunto, giocando con i bottoni insieme ad altri titoli delle tue composizioni che troviamo nell'album, come per esempio Il Labirinto, L'Elefantino di Pezza, La Cavalcata delle Nuvole, fanno comunque, riportano, diciamo, al mondo di magia, al mondo magico che hai appena citato. Però c'è il video di Piccola Luce che racconta in realtà un tema un po' più pesante. Sì, è un video molto particolare che è anche legato al mio amore, la scelta, diciamo, di tecnica, ma anche con la quale è stato realizzato questo video, è anche legata al mio amore per il cinema, l'amore che te citavi prima comunque. Mm-hmm. Quindi è un video girato in bianco e nero, lo ricordiamo. Sì, con una tecnica molto particolare, mm-hmm. La tecnica del cinema graph, che consiste in una serie di fotogrammi con alcuni particolari in movimento, ed è una tecnica che è stata utilizzata per la prima volta nella pubblicità e mai in un videoclip, quindi in Italia è uno dei primi esperimenti, sicuramente uno dei primi videoclip per quanto riguarda un pianista. Cioè, quindi che cosa bello. Differisce, scusami, per chi non è addetto ai lavori in questo caso, in che cosa differisce questa differisce tecnica? Differisce nell'utilizzo della tecnica che, come ti dicevo, sono una serie, sembrano delle fotografie, in realtà è girato in maniera tradizionale il video. Quindi sono dei fotogrammi che poi presentano alcuni particolari in movimento, poi se si va a vedere si capisce meglio il tipo di tecnica, sai, a voce è un po' difficile da rappresentare su YouTube, sì, è vero. Esatto. Però sì, tipo, su YouTube, ad esempio, certo. Ci si vede un primo piano del mio viso e una lacrima che scende, oppure nel momento della fuga, della mia fuga, si vede tutto fermo e alcune cartacce che si muovono. Uh-huh. È la caratteristica, vero, diciamo, di questa tecnica. È stato anche bello, non solo dal punto di vista tecnico, realizzare questo video, ma anche, appunto, come dicevi, dal punto di vista tematico, perché è stato affrontato un tema molto difficile, molto, purtroppo, un tema che è all'ordine del giorno, è quello della violenza sulle donne. Io da donna, da ragazza, comunque, quando mi è stato proposto di poter denunciare e far venire alla luce questo tema, io sono stata felice di poter dare il mio piccolo contributo, quindi anche mettendo la musica in un certo senso in secondo piano, perché viene raccontata la storia di una ragazza che interpreto io, quindi ancora più difficile, non avevo mai fatto l'attrice, che riesce a scappare da una situazione di violenza e sfruttamento e poi fino a riabbracciare la propria famiglia. Quindi non è stato facile dal punto di vista umano e artistico realizzare questo video, però mi sono messa in gioco e è stato molto bello, avrò un bellissimo ricordo. Mi piace sperimentare, mi piacciono le sfide. Sì, ce ne siamo accorti, Giulia. purtroppo. Ma per fortuna, no, ci piace tanto invece. Senti, ma è vero che giocando con i bottoni è stato realizzato in soli 5 giorni? No, giocando con i bottoni, l'album, dici? Sì, la realizzazione vera e propria, quella concreta. Sì, certo. La registrazione dell'album, sì, è stata registrata in 5 giorni in studio, poi i brani chiaramente sono stati composti in più tempo, alcuni certo, mesi, sì, sicuramente, altri in questa, anni. La composizione del contenuto, sì, poi, in realtà. L'album in 5 giorni è stato registrato. È stata un'esperienza molto bella, sono stata seguita molto bene da Emiliano Alborghetti, che è un grande fonico, ha lavorato con tantissimi artisti, da Elisa a Negramaro, da tantissimi, sono stata fortunata perché abbiamo ottenuto un suono con un impasto molto moderno. La caratteristica di questo album è che comunque il pianoforte suona in maniera un po' diversa, un po' meno chiuso, no? Dipende dal tipo di registrazione, uh-huh, che ha, diciamo, che Emiliano ha
ha voluto dare, ha voluto realizzare. Questo ovviamente può piacere o non piacere, però è stato anche lì, è stato bello perché anche lì abbiamo sperimentato. E ti sei messa in gioco ancora una volta. Allora, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che stasera starai all'Auditorium Parco della Musica e porterai sul palcoscenico i brani dell'album Giocando con i bottoni, appunto. E quindi vorrei ringraziare Giulia Mazzoni, grazie, ci sentiamo presto. A prestissimo, ciao. Ciao e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, ciao. Ciao. Voglio vivere così.